Ben trovati appassionati di calcio a 5, la seconda puntata della nuova stagione di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5 che vi ricordiamo potete seguire giorno per giorno attraverso il nostro sito mondofutsal.net e poi attraverso youtube.com/mondofutsaltv. Dunque anche questa settimana abbiamo tante cose da dirvi, tante cose da mostrarvi e raccontarvi. Tra pochissimo inizieremo con la Serie A. Iniziamo parlando della sconfitta per l'Axet Group Latina sul campo dell'Acqua e Sapone. Pensare però che la squadra nerazzurra aveva disputato un ottimo primo tempo chiuso sul punteggio di 1-1 con la rete messa a segno da Arnaldo su assist di Battistoni. Nella seconda frazione due magie di Caetano hanno incanalato la gara in favore dei padroni di casa. Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno martedì 27 ottobre la compagine dell'Asti, reduce da un pareggio casalingo con la capolista Corigliano. Ma andiamo a vedere la classifica maturata dopo gli ultimi incontri. Al comando proprio l'Acqua e Sapone a quota 11, affiancato dalla Carri Sport Cogianco e da Corigliano. A 9 punti Asti Pescara, poi 8 punti per Montesilvano, 7 per Rieti, 6 per Latina, 4 punti per il Caos Futsal, 3 per Luparense, 2 per Lazio e Lollo Caffè Napoli, chiude il San Vincenzo Cosenza a 0 punti. Il prossimo turno. Come detto, Latina ospiterà Asti al Pala Bianchini, la Carri Sport Cogianco affronterà tra le mura amiche l'Acqua e Sapone, poi Corigliano Lazio, Montesilvano Luparense, Real Rieti Pescara, Cosenza Lollo Caffè Napoli e infine riposa il Caos Futsal. È il momento della Serie B del girone E di Fondi, che esce sconfitta dalla trasferta in casa del Lido di Ostia per il rossoblù di Mister Rosigna, punteggio finale 6-3 e i ragazzi del presidente Ginepro non si sono dimostrati all'altezza delle precedenti prestazioni e hanno così perso la vetta del raggruppamento. Nel prossimo match se la vedranno al Palasport di Fondi con l'Ardenza Ciampino, che occupa la seconda piazza e che nell'ultimo turno ha superato in casa la brillante Torino col punteggio di 2-1. Ma vediamo la graduatoria. 9 punti per Capitolina Marconi, 8 per Ardenza Ciampino, a 7 ci sono Ostia, Virtus Fondi e Feldi Eboli, poi 6 lunghezze per Brillante Torrino e Orte, 5 per Isernia e Virtus Palombara, 4 per Saviano, 2 punti per Alma Salerno, chiude campo basso a quota 0. Andiamo a vedere cosa è accaduto nella sfida tra Ostia e Virtus Fondi attraverso le immagini concesse da Fondisal realizzate da Luca Figuccio.
Per la Serie C1 pareggio in casa della Rocca di Papa 3-3 per la Gymnastic Studio Fondi, risultato finale con in rete i soliti Bastos, doppietta per lui e Faria. Nel prossimo turno i ragazzi del Patron Biasillo affronteranno il Velletri Calcio 5, trasferte a mare per la Eagles Aprilia, sconfitta sul terreno del Savio per 9-3, marcature apriliane di Riolfo, Pezzin e Abate, e per Lanzio Lavinio sul campo della Vigor per Conti 7-2 di Simone Moncada e Romano. Le reti pordolonzesi. Vediamo la classifica maturata dopo gli ultimi risultati. In testa a quota 13 Mirafine e Savio, 12 punti per Vigor per Conti, 11 per Ferentino, 10 per Albano e Città di Paliano, 9 per Progetto Futsal, 8 per Fondi, 6 per Velletri, Visgavignano a 4, Rocca di Papà a 2, Virtus Felice a 1, ancora all'asciutto Atletico Anzio Lavinio e Eagles Aprilia. Il prossimo turno vedrà proprio l'Atletico Anzio Lavinio ospitare Rocca di Papà, Eagles Aprilia contro Vigor per Conti, Gymnastic Studio Fondi contro Velletri, Ferentino ospiterà Albano, Mirafine contro Progetto Futsal e Virtus Fenice Città di Paliano chiude il programma Gavignano contro Savio. Per quanto riguarda la C2 parliamo di una vittoria esterna, un preziosissimo successo per la Vigor Cisterna in casa della Roma Calcio a 5. Finisce 3-2 con le marcature di D'Angelo, Zacchino e Petrone. Nel prossimo turno i biancocelesti affronteranno in casa la capolista Nord-Ovest Calcio a 5 che nell'ultima giornata ha avuto la meglio sull'Oney con il punteggio di 7-2. Vediamo la graduatoria. Nord-Ovest 15, Sporting Città di Fiumicino 12, Fortitudo Futsal Pomezia 10 e poi a 9 punti Vigor Cisterna Eur Futsal e 8 punti la Pisana Calcio 5. Seguono Fiumicino a 7, Spinoceto a 6 con Oney Calcio e poi 5 punti per Trotte Teste, 4 per Virtus Ostia Generazione Calcetto, 3 per Sporting Club Marconi e Roma Calcio a 5. Per il girone C il ritorno al successo dello United Aprilia, dunque la vittoria sull'Airone 7-4 il punteggio, le reti dei ragazzi De Angelis con Bernoni, tripletta, Galieti, doppietta e poi Valente e Pignatiello. Nel prossimo turno la formazione del Patron Buratti si andrà a far visita al fanalino di coda Pavona Calcio a 5. Questa la graduatoria, Città di Colleferro 15, Real Ciampino 13, United Aprilia che sale a 12 con Aniene a 10, 9 punti per Istori Roma, 7 per Città di Ciampino, 6 per Virtus Divino Amore e Atletico Genzano con Porte Colleferro, 4 Atletico Marino, 3 Sporting Club Palestrina, Penta Pomezia e Airone, chiude a un punto Pavona Calcio a 5. Ma andiamo a vedere meglio com'è andata tra United Aprilia e Airone con le immagini realizzate da Valerio Di Prospero e Fabrizio Agostini. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti al Pala Rosselli di Aprilia. Quinta giornata del campionato di Serie C2, Girone C. In campo quest'oggi lo United Aprilia in maglia nera affronterà l'Airone Calcio a 5 in maglia bianca. Riuscirà ad opporre una resistenza adeguata. Intanto subito il primo tiro da parte degli Aprilia. Ciampanelli ruba palla a Sansone, Sansone, occasione di Sansone, Ciampanelli, prova a rubare palla, poi errore della difesa dello United, occasione Caviezel, pallone riconquistato da Calafate, il destro, Pignatiello e la palla in rete, sblocca lo United, Pignatiello 1-0. In agguato, come in questo momento, vinci guerra, proprio lui, poi pallone per Polselli, Masullo dice no, Paoletti dentro per la rosa, poi gran parata di Masullo, Sansone prova ad andare via Trobbiani, molto bene Sansone, arriva sul fondo, pallone ancora in gioco, poi il salvataggio di Trobbiani sulla linea, non è dentro ancora Paoletti, buon recupero, sinistro, palla in rete, il pari dell'Airone che stavolta concretizza. Trobbiani prova ad andare via, poi arriva De Marco sinistro, vinci guerra, ancora De Marco, la palla rimane lì, Bernoni, nuovo vantaggio apriliano, 2-1, Bernoni. E allora Galieti per Pignatiello, tutto solo De Marco, destro, Galieti, rete, stavolta tutto facile per lo United che cala subito il tris di studio, con qualche occasione anche per la formazione romana, arriva anche 4-1.
Bernoni di forza, sotto al 7. Poi la rosa fermato da due uomini, Bernoni, ancora lui. Tripletta. E 5-1 per lo United. Picano dentro, anticipato però Malito, e palla in rete. Neanche a dirlo dello United, la rete di Valente. Gara che non è finita, Galafate che traversa. Paoletti, ancora lui pericoloso, traversa di Paoletti. Insiste Lairone, arriva il gol di La Rosa. Vinci Guerra. Pallone per Polzelli. Prova ad andare via Polzelli, sorprende Masullo. Sinistro e palla in rete. Cianfanelli, triplicato, ora break per Adelairone. Con l'uscita di Masullo che ferma Picano il punteggio. 6-3 per l'Aprilia. Paoletti, rete, 6-4. Galietti, il tiro e palla in rete. 7-4. Parte Galietti, col destro la parata di Vinci Guerra, poi spazza via la rosa. Termina l'incontro, 7-4 per lo United Aprilia sull'Airone. Mister De Angelis, un primo tempo ad alta velocità, soprattutto la parte centrale, avete battuto il ferro finché era caldo, poi nel secondo tempo che cosa non è andato? Allora, sì, ti confermo, un ottimo primo tempo. Non è solo la parte centrale è anche il frutto dell'atteggiamento sin dai primi minuti. Noi abbiamo immediatamente alzato il ritmo della partita, loro hanno retto fino a un certo punto, appunto fin intorno al 12esimo-15esimo del primo tempo, dopodiché il lavoro fatto in precedenza li ha un po' sfiancati e abbiamo fatto breccia, abbiamo preso il largo fino al 6-1 parziale del primo tempo. Secondo tempo è fisiologico, guarda, mi è successo un miliardo di volte anche con altre squadre, qui oltretutto sto cercando di battermi per migliorare proprio il processo mentale con cui approccia la squadra alla partita, e nel secondo tempo quando vinci largo, comodo e meritato soprattutto, insomma, con 5 gol di vantaggio è difficile riuscire a mantenere lo stesso ritmo e la stessa intensità. Tocchi una nota dolente perché dal primo al secondo tempo non avevo detto altro che questo: non alziamo il piede dall'acceleratore, dimostriamo noi stessi che possiamo farlo per 60 minuti, tutte parole vane, perché poi il secondo tempo ha detto altro. Poi magari anche qualche episodio in parte compromette il lavoro, un rigore dubbio, un gol preso su un'espulsione dove stavo io discutendo con il mio stesso giocatore, quindi neanche per situazioni di gioco, e magari ti ritrovi sul 6-3 e cominci a pensare di giocare meno sul velluto e quindi nasce un secondo tempo decisamente diverso. Peccato, perché insomma con i presupposti del primo tempo il secondo tempo andava giocato, come hai ragione anche tu, come dici anche tu, in maniera diversa. Comunque 4 vittorie su 5 partite è una Aprilia che insomma sta crescendo. Sì, però ripeto che il grosso del mio lavoro purtroppo ancora deve uscire fuori, nel senso che l'ho già detto in un'intervista precedente, cambiare mentalità, una squadra abituata a giocare in una categoria inferiore comunque da protagonista, però ha ritmi e intensità di gioco diversi, molto diversi. La categoria ha bisogno di altro, questa categoria, rispetto alla Serie D. Infatti quando riusciamo a alzare il tempo di gioco facciamo ottimi primi tempi come oggi, facciamo belle partite, belle vittorie come la prima contro la Forte Colleferro, nel secondo tempo addirittura della settimana scorsa, pur perdendo male una partita 8-4, il secondo tempo riuscendo a spingere 10 minuti neanche tanto sull'acceleratore, rimontiamo da 4-1 a 4-3 e 5-4 in trasferta. Ecco perché non riesco a dare un volto per tutto l'arco della partita ancora, ecco perché so che il mio lavoro ancora deve dare i suoi frutti. Ci stiamo avvicinando, approcciamo, però dobbiamo farlo meglio e con più continuità, poi i risultati saranno una conseguenza. Ovvio, sono contento, 5 partite e 12 punti, se me l'avessero detto all'inizio di stagione avrei firmato qualunque contratto, insomma. Per cui vabbè, ci stiamo proponendo bene, stiamo lavorando anche bene, oggettivamente ragazzi durante la settimana non si risparmiano, insomma facciamo 2 ore e le facciamo tutte spinte al massimo, insomma, gli allenamenti. Gianluca Masullo, primo tempo quasi da manuale, poi nel secondo tempo forse vi siete rilassati un po' troppo.
Eh sì, in effetti il secondo tempo ci siamo troppo rialzati, abbiamo rischiato anche tanto, sono arrivati sul 6-4 se non vado errato. Fortunatamente tiro libero, abbiamo fatto gol, abbiamo rimesso la partita sul 7-4 e lì diciamo mentalmente ci siamo rilassati ma anche concentrati per finire la partita in modo giusto. Aprilia che comunque ha conquistato 12 punti in 5 partite, ci avresti messo la firma d'inizio campionato? Sì, sì, ho messo sicuramente la firma, firma e controfirma. Abbiamo iniziato bene, peccato per sabato scorso che abbiamo toppato, ma va bene, stiamo lavorando bene. Si è visto nel primo tempo, aggressivi, subito aggressivi sulla portata del pallone e siamo andati in vantaggio, se non vado errato, sul 5-1, 6-1 il primo tempo. Quindi va bene così, lavoriamo su questa onda e andiamo avanti, sperando di fare un buon campionato. Antonio Picano, non avete mollato nonostante un primo tempo dello United ad alta velocità, non avete mai mollato e avete quasi sfiorato, insomma, il pari. Sì, ci siamo un po' guardati dentro gli occhi, dentro gli spogliatoi e abbiamo deciso, insomma, di fare qualcosa di più perché non abbiamo fatto veramente nulla. Diciamo che questa è una squadra totalmente nuova, quindi stiamo cercando di amalgamarla in qualche modo e vediamo un po', forse fra qualche tempo ci avremo qualche risultato migliore, speriamo. Quindi quel primo tempo è un po' figlio di questa squadra nuova che ancora deve conoscersi, ma vi portate dietro comunque quel secondo tempo? Assolutamente sì, dobbiamo per forza ripartire da sto secondo tempo. Mo lavoriamo bene, durante la settimana ci stiamo impegnando alla grande e vediamo un attimo di entrare in campo un po' più tosti. Per chiudere, qual è l'obiettivo, se si può già tracciare, di questo airone? Assolutamente la salvezza, per noi assolutamente la salvezza, perché noi siamo una squadra che è salita quest'anno dalla C, dalla D e ci dobbiamo solo salvare quest'anno. La squadra è giovanissima, ripeto, nuova e niente, tutto qua. Ci dobbiamo salvare assolutamente e ci salveremo. Per quanto riguarda il girone D, vincono tutte le prime della classe a partire dal Minturno che in casa strapazza la Fortitudo Terracina, 8-1 il punteggio finale. Tengono testa l'Atletico Alatri che si sbarazza per 5-3 del Real Folgora e la DLF Formia che coglie 3 punti esterni sul terreno del Real Terracina. Tornano al successo la Visfondi di Mister Collu, 7-1 casalingo sul Città di Minturno Marina, e lo Sport Country Gaeta che spugna il campo del Futsal Ceccano. Chiude la giornata la Connect Calcio a 5 che travolge il Fanalino di Coda Isola Liri con il risultato di 15-1. Vediamo la classifica. C'è Minturno in testa a 15 punti, 13 per Alatri, DLF Formia, 12 per Visfondi e poi 9 punti per la Connect Sport Country Club, 6 per Real Podgora Calcio a 5, 5 per Futsal Ceccano, 15 Cisterna a 4 insieme a Città di Minturno Marina, 3 punti per Fortitudo Terracina, 2 per Sporting Giovani Risorse, a 0 Real Terracina e Isola Liri. Anche per questo raggruppamento abbiamo un servizio realizzato dalla nostra redazione di Fondi. Si tratta del match tra Visfondi e Città di Minturno, servizio realizzato da Oscar Maccaro e Luca Napolitano.
E chiudiamo in bellezza come al solito con il girone unico di Serie D, con la vittoria della Virtus Latina Scalo ai danni dell'Accademia Sport, un 7-3 finale che consegna la vetta alla formazione di Latina Scalo. Si riscatta lo United Latina che batte in una gara intensa il combattivo Flora, il risultato finale sarà 7-5 per i latinensi. Pari scintillante 4-4 tra Polisportiva Stella e Real Fondi, mentre 3 punti casalinghi per i Montilepini sulle Forna Ponza e lo Sporting Terracina sul Maranola. Vittoria con riscatto per l'Atletico Sperlonga sul campo del Città di Pontinia, del Formia 1905 sul terreno del Golfo Spinei e del Fight di Mister Palluzzi in casa del Rocca Massima. Per questa classifica, Virtus Latina Scalo a 6, 4 punti per Real Fondi e Polisportiva Stella, 3 per Atletico Sperlonga e Atletico Rocca Massima, così come per Città di Pontinia, Fight, Flora, Formia, Golfo Spinei, Marina Maranola Calcio e Montilepini con Sporting Terracina e United Latina Futsal. Chiudono a 0 Le Fornamare e Accademia Sport. Andiamo a vedere proprio la partita che ha consegnato il primo posto in classifica alla Virtus Latina Scalo nel servizio realizzato da Davide Mancini e Gianfranco Marceddu. Amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti a Latina Scalo per la seconda giornata del campionato di Serie D Girone A. Di fronte Virtus Latina Scalo e Accademia Sport. Primo il pallone, semaforo verde sul match. La seconda giornata, prima frazione di gioco, recupera il pallone Iannella che può andare da solo. Iannella con il destro, la gran conclusione, la prima chance per la Virtus Latina Scalo con Iannella. Ancora Bruzzese, pallone all'indietro, rilancio in avanti per il numero 7, la possibilità per Bruzzese, defilata a destra, va il diagonale di Bruzzese, in due tempi ci arriva Dorati, evita il peggio da Patanè, quindi Marcelli, Marini, la finta, ottimo su Bruzzese, va la conclusione e il vantaggio della Virtus Latina Scalo con Marini, gran numero. Pronto Marcelli a rilanciare in avanti per Mancini, occhio del Macane, possibilità per il Macane che va con il destro, ancora lotta in mezzo al campo con Mancini che riconquista il pallone, va con la punta del piede destro, la risposta da parte di San Marco, già battuta la punizione, Marini allarga il pallone, uno schema perfetto per Mancini che mette dentro per il raddoppio della Virtus Latina Scalo. Non ci sono punti di riferimento al momento, si piazza Mosca lì in attesa del pallone, Pistella defilato, serve Bruzzese, si chiude bene la Virtus, Bruzzese in zona tiro, ci può pensare Bruzzese, va fino in fondo con il destro, rilancia in avanti, Bruzzese con il petto, Marcelli riconquista il pallone, Marcelli va con il sinistro, supera San Marco, la gran botta di Marcelli, 3-0. Rainone, finta di Rainone che perde il contatto con il pallone, Venturiero solo davanti a Dorati, Venturiero riapre la sfida, il gol dell'Accademia con Venturiero che sfrutta una disattenzione da parte della Virtus Latina Scalo. Poi da Marcelli arriva Bruzzese da sinistra, la chance per Bruzzese, va con il destro, la gran parata di Dorati, poi ancora l'intervento del numero 1 per Venturiero centralmente, allarga per Bruzzese, zona tiro per Bruzzese che va in mezzo, la conclusione e la gran parata di Dorati sul destro di Patanè. Mancini anticipa San Marco, commette fallo, calcio di rigore, controllo Conte, Iannella con il destro, è il quarto gol della Virtus con Iannella. Marcelli, Iannella larga a destra, ottimo per Marcelli, la possibilità per Marcelli, la finta, il pallone in mezzo per Corbi che col sinistro non trova la porta, la verticale errata, Iannella riconquista il pallone da destra, può andare alla conclusione, Iannella con il destro, fulmina San Marco, 5-1 Virtus Latina Scalo, ripartenza perfetta. Bulboaca, Corbi, apertura perfetta per Marini, solo davanti a San Marco, Marini, Marini, il pallone che termina in calcio d'angolo, la grande chance ancora una volta per la Virtus che adesso va con Marini da destra, Marini trova la deviazione, trova soprattutto il gol del 6-1, prende il largo la Virtus Latina Scalo, attacca l'Accademia con Bruzzese, l'errore di Bruzzese è il gol da parte di Iannella, il 7-1. Russo recupera il pallone, lo recupera ma molto bene la Virtus. Marcelli, serve Corbi, defilato Corbi con la punta del piede, la conclusione, la gran parata da parte di San Marco. Marcelli, rilancio in avanti, pallone deviato, quindi il Macane, la conclusione del Macane, trova il gol dell'Accademia, 7-2. Centralmente per Russo, fermato, quindi ancora Bruzzese,
vada a destra, Bruzzese, la conclusione e poi c'è il gol da parte dell'Accademia. Il gol da parte di Russo, fermato però molto bene da Dorati, ancora Russo, gli soffia il pallone a Vitelli che va da solo, ancora Vitelli, la conclusione, il pallone che termina in calcio d'angolo. Finisce qui l'incontro, il successo, il secondo in due partite da parte della Virtus Latina Scalo che batte 7-3 l'Accademia Sport. Con Marco Marini per commentare il secondo successo consecutivo della Virtus Latina Scalo, tutto facile però forse nel secondo tempo, perché nel primo tempo la gara è stata molto equilibrata. No, facile assolutamente no, neanche al secondo tempo è stato facile, perché abbiamo affrontato un'ottima squadra che impone un grande ritmo per tutti i 60 minuti. Quindi è stata una partita comunque tirata fino alla fine, nonostante il risultato non era, niente era scontato, niente era dato per scontato. Cosa hai notato di diverso rispetto alla prima partita, alla prima vittoria con il Fighty? No, stiamo acquisendo più velocità, più forza nelle gambe, ma è normale, fa parte di un percorso di crescita dalla preparazione, abbiamo lavorato veramente. Abbiamo fatto carichi di lavoro importanti, quindi è normale che all'inizio un po' di stanchezza, cioè, quindi piano piano stiamo acquistando la forma migliore. L'ultima cosa ti è piaciuto di più oggi? Lo spirito, perché ripeto, l'Accademia è veramente un'ottima squadra, un ottimo collettivo guidata da un ottimo allenatore, e mi è piaciuto lo spirito della squadra perché non ha lottato su ogni pallone, perché niente era scontato, quindi nulla era scontato, quindi va bene così. In compagnia di Andrea Bruzzese per commentare questa sconfitta, primo tempo equilibrato, poi nel secondo siete partiti benino, sono arrivati però quei due gol che forse vi hanno un po' ucciso. Sì, hai detto proprio benissimo te, purtroppo il calcio a 5 è questo, è un gioco che comunque vince chi ha quell'atteggiamento un po' più forte sull'episodio. Loro in quei 2-3 episodi, proprio mentre noi stavamo giocando la partita, quindi giocando meglio, quindi cercando di recuperare, perché comunque stavamo sotto di 2-3-1, e hanno avuto quei due episodi favorevoli tra contrasto col portiere del movimento e sono andati sopra. Poi ecco, la siamo riusciti a chiudere sul 6-3, però non c'è stato nulla da fare. Comunque ce l'abbiamo messa tutta, quello ci tengo a dirlo. È una squadra molto giovane, dove secondo te si deve migliorare di più? E sì, la squadra è giovane, però non è il fatto, non mi preoccupa, perché a mio avviso per questa categoria siamo molto forti. Oggi ci tengo a ricordare che avevamo 8 o 9 under 21, di cui un under 16, un 99 in campo, Lorenzo, che ha fatto anche un bel gol e secondo me ci avrà un grande futuro. E dove bisogna migliorare? Bisogna solo lavorare. Il mister, secondo me, non me ne vogliano gli altri, ma è il più preparato di tutte queste categorie, non solo della D, ma anche tra C2 e C1, di tutti quelli che ho avuto. Secondo me se lo seguiamo c'è tanto da migliorare, ecco, tutto lì. Dobbiamo stare tranquilli, sereni. È capitato questo calendario, le prime due, le squadre più forti a mio avviso del girone sulla carta. E niente, potevi fare 6 punti, ne potevi fare 2, ne hai fatti 0. Ti rimbocchi le maniche e lavori durante la settimana, ecco. È sempre complicato analizzare una sconfitta, però ci sono dei punti importanti per quanto riguarda l'Accademia Sport, soprattutto nell'inizio del secondo tempo si è vista una squadra con il piglio giusto. Ma non penso solo all'inizio del secondo tempo, nel senso che comunque purtroppo la mia squadra quando va in campo deve dominare sia in fase difensiva che in fase di possesso palla, e oggi stavamo in campo con 5 under 21 e 3 93, quindi è normale che se andiamo a analizzare il primo tempo abbiamo preso 2 tiri, praticamente 4 tiri in porta, 3 gol, di cui il primo gol al primo tiro in porta dopo 20 minuti che avevamo la palla noi e non siamo riusciti a segnare, e il secondo su un calcio di punizione che non abbiamo messo l'uomo sulla palla e loro furbescamente ci hanno fatto il 2-0. Dopodiché la partita purtroppo siamo rientrati il secondo tempo bene come avevamo iniziato il primo tempo, però non abbiamo fatto il 3-2, alla prima occasione abbiamo fatto quella leggerezza che ci ha costato il rigore e lì purtroppo ci ha tagliato un pochino le gambe. Però nonostante tutto, se questa tra virgolette deve essere la squadra che vince il campionato, siamo venuti qua con una squadra di under 23 praticamente, abbiamo secondo me a livello di gioco giocato sempre nella partita, comunque è normale che tra 2 mesi la situazione andrà molto meglio, e lo sappiamo benissimo, e comunque siamo stati anche un pochino sfortunati al calendario, abbiamo preso le 2 squadre molto probabilmente più forti tecnicamente del girone le prime 2, questo è un dato di fatto secondo me da controllare. Noi stiamo tranquilli anche perché poi la reazione dal 7-1 al 7-3, noi comunque abbiamo, nonostante la situazione di grossa difficoltà, siamo riusciti comunque a giocare gli ultimi 10 minuti con lo stesso livello che avevamo giocato il primo tempo.
ciò vuol dire comunque che è un gruppo qualitativamente molto buono, che al momento fa delle cavolate che tra un mese e mezzo, due mesi non faremo più, quindi sicuramente andrà, cioè è stato il più giusto, ho visto massima cattiveria da parte di tutti, dopo 20 minuti praticamente avevo fatto tutti i cambi tranne che un giocatore, tutti hanno giocato al massimo delle loro potenzialità, non abbiamo niente da rimproverarci, sono stati bravi loro a sfruttare i nostri episodi, però tutto là, noi non guardiamo avanti e sapendo, come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo, che tra due mesi la situazione cambierà perché alcune cazzate che famo ne faremo più. Questo è perfetto. È molto, cioè, la situazione. Tutto da seguire anche la sfida tra Polisportiva Stella e Real Fondi, ce ne parla Enrico Pasquali Coluzzi con le immagini di Matteo Arena. Hanno entrambi vinto all'esordio e vogliono proseguire la propria marcia in testa alla classifica. Stella e Real Fondi di fronte fra loro nella seconda giornata del campionato di calcio a 5 pontino. Una partita che potrebbe dare a una delle due squadre quella fiducia necessaria per disputare, chissà, magari fino alla fine un campionato di vertice. Dal campo sportivo del Don Luca un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Dunque adesso ci tuffiamo per vivere questa gara. Ancora il Fondi con Bolla. Avanza Bolla. 1-2, perfetto, e poi Bolla che riesce a castigare il portiere Pappa, arriva il gol del vantaggio. Sulla sinistra Mattarelli, esplode il destro, pallone che termina sul fondo, Mattarelli, smissa sulla destra per Banin, poi il tiro in porta, insidioso, Cristian Pardo al centro per Banin, allarga a destra, il sinistro che impegna, alla fine entra addirittura in porta il tiro da parte di Mattarelli. Battuto subito il corner nello stretto, poi è arrivato il destro violento da parte di Curcio all'interno della prima metà campo, non mette pressione ai giocatori dello Stella che possono così confezionare questa ottima chance. Calcio d'angolo che sta per essere battuto adesso da Foggia, prova ad armare il destro, poi ci ripensa e il tiro e il gol da parte dello Stella con il numero 20 Banin, che è stato davvero molto lesto, molto abile. Pallone che non arriva a destinazione per il proprio compagno, anticipo secco da parte di Simeone, poi tiro in porta improvviso di Mattarelli, più tranquillità, tanto la sponda da parte di Foggia, il destro, colpo sicuro che è stato scoccato da Uccellini, nessuna fretta adesso per lo Stella che è avanti di un gol, attenzione a Cristian Pardo, ora adesso Foggia, finta di Foggia, se ne va elegantemente sulla sinistra, superiorità numerica adesso per la formazione dello Stella, bella azione e poi il palo colpito a colpo sicuro. Gli viene nuovamente trasmesso il pallone, imbucata per Bolla, la conclusione, attento, sicuro questa volta Marco Pappa, Don Giovanni che si guarda intorno e poi cede nuovamente il pallone per il proprio compagno di squadra che riesce a partorire un ottimo cross, bravissimo Bolla che ha servito al centro Curcio che ha messo dentro il gol del pareggio 2-2, adesso Cristian Pardo che cerca di imbucare questo pallone centralmente, attenzione a Bolla, se ne va tutto solo Bolla, esce il portiere Marco Pappa e compie un'autentica prodezza dall'altra parte, può ripartire lo Stella e l'altro portiere, ovvero sia Fusco, non è da meno, adesso le due squadre sembrano piuttosto allungate e c'è ancora Curcio che riesce con questo piatto destro a trafiggere inesorabilmente Pappa, Foggia che prova a andarsene centralmente, poi ancora il destro interessante per Bolla che sradica a Cristian Pardo, 2-1 e non segna, incredibilmente capotosto, ovvero sia capotosto che ha sfiorato nuovamente il gol, altra conclusione da parte di Curcio e c'è proprio Mattarelli pronto a battere questo calcio di punizione, tre uomini in barriera, rincorsa di Mattarelli, tira il gol, spettacolare realizzazione, una gemma da parte di Mattarelli. Attenzione, è arrivato il gol del 4-3, incredibile da parte del Real Fondi che segna con il proprio capitano. Tarelli può accendersi da un momento all'altro, adesso c'è Toselli. Toselli il destro, è una sentenza questo destro da parte di Toselli. Nel secondo tempo il Fondi è stata più propositiva, se non altro attenzione intanto a questo sinistro da parte di Foggia. Di gara che guarda il cronometro e fischia il
la fine appunto del match con il risultato di 4-4 fra Stella e Real Fondi. Si conclude una partita davvero molto emozionante, molto divertente. Due squadre che salgono a 4 punti in classifica. Abbiamo tenuto tre quarti della partita il gioco in mano e purtroppo abbiamo fatto degli errori che ci sono costati anche un po' cari, diciamo, degli errori insomma di posizione, incomprensioni in campo, quindi abbiamo peccato un po' su questo. Un ottimo primo tempo, sembrava che ci fossero tutti i presupposti per poter portare a casa la vittoria. Un inizio di secondo tempo in cui forse siete entrati un po' scarichi, forse non troppo concentrati. L'impressione è che la vostra squadra sia davvero ben strutturata, soprattutto dal punto di vista offensivo. In difesa però sicuramente manca un po' di concentrazione. Sicuramente oggi è mancata un po' di concentrazione, non è che manca, cioè abbiamo comunque dei giocatori validi che comunque hanno fatto anche categorie superiori, quindi diciamo che sono stati degli errori. Siamo un bel gruppo, siamo una squadra compatta e poi comunque abbiamo incontrato oggi una squadra che pensava più a chiudersi prima e sfruttare le ripartenze. Sono stati anche un po' fortunati, però insomma l'hanno sfruttata al meglio, quindi noi dobbiamo rivedere gli errori che abbiamo fatto e migliorare su questo. Capitan Bolla del Real Fondi, che possiamo dire è stata davvero una partita eccellente sotto ogni punto di vista, due squadre che hanno dimostrato davvero di essere in salute. Dal punto di vista offensivo tante emozioni, anche voi però probabilmente dovete migliorare qualcosa in difesa, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, però oggi mancavano persone valide anche a livello difensivo e abbiamo dovuto adattare la squadra per le persone che avevamo. Ho sentito l'intervista del giocatore avversario di prima, io non penso che ci siamo chiusi tutta la partita e poi ripartiamo, anzi il secondo tempo mi è sembrato più il contrario. Il primo tempo è vero, noi non conoscendoli li aspettavamo per poi ripartire, il secondo tempo si sono chiusi loro, quindi non sono d'accordo con quello che ha detto. Dobbiamo dire che in effetti nel secondo tempo, soprattutto all'inizio del secondo tempo, avete sorpreso la formazione dello Stella con delle accelerazioni improvvise e anche con delle giocate individuali sicuramente molto interessanti. La vostra squadra è strutturata secondo me per fare un campionato di vertice, tu pensi la stessa cosa o qual è il vostro obiettivo? Allora, il nostro obiettivo, come abbiamo detto inizio anno, è quello di migliorare la posizione dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati quinti, quindi adesso quest'anno punteremo sicuramente alle prime tre posizioni sicuro. Come organico siamo, diciamo, più gruppo di quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo più individualità ma meno gioco di squadra. Quest'anno invece abbiamo un gruppo amalgamato che l'obiettivo per tutti è quello di giocare insieme, divertirci e spesso portare a casa i tre punti. E dunque anche questa settimana siamo stati di parola, ampia panoramica, tanti approfondimenti, tanti servizi sulle partite dalla Serie A alla Serie D. La rassegna del calcio a 5 prosegue però attraverso il sito mondofutsal.net e attraverso youtube.com/mondofutsaltv. Per la seconda puntata è davvero tutto, il ringraziamento come al solito va a Marco Dell'Orco per la regia e la grafica e a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questo secondo appuntamento. È tutto, grazie, alla prossima.